Italia, in questo circuito dove la sfida è iniziata. Bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti, adesso per guardare avanti dobbiamo prima di tutto fare in modo che quello che manca sia completato in tempi certi, questa è la verità. E quindi questo è il tema fondamentale, dopodiché dal punto di vista delle condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e le imprese che devono seguire le cose, io credo che si troverà assolutamente la quadra. Noi siamo positivi per cercare di chiudere l'estensione il prima possibile. Entrando oggi in pista si vede già che cosa vuol dire respirare delle infrastrutture diverse all'interno del parco, un ingresso con tre sottopassi nuovi, una logistica che è già migliorata solamente con quello che è stato fatto oggi. Che cosa pensa, forse l'ha già detto, di questo arrivo in Formula 1 del bolognese Andrea Kimi Antonelli? Ma un diciottenne italiano che avrà la possibilità di entrare in Formula 1 rappresenta sicuramente un momento importante come stimolo di un mondo, quello kartistico, che è riconosciuto come il primo momento di ingresso e di conoscenza del mondo delle quattro ruote, e in Italia siamo un riferimento, quindi credo che possa aiutare a stimolare il movimento a crescere. Sicuramente non dobbiamo dargli troppa responsabilità, perché ha 18 anni, è un ragazzo maturo, viene da una famiglia per bene straordinaria, quindi in bocca al lupo di cuore. Poi insomma sono convinto che questi giorni non stia dormendo, perché insomma sarà un giorno da ricordare. Importante per mille motivi e con una struttura, direi, del circuito. Il Gran Premio c'è, ci sarà sempre. L'importante è che ci sia questa collaborazione tra Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e ACI per adeguare, per fare in modo che questo circuito sia come sempre tra i migliori al mondo, anche da un punto di vista tecnologico, di servizi, di accoglienza. Ecco, chi vince quest'anno? Ah beh, questo non lo dirò mai, perché la scaramanzia non è una cosa giusta, ma non costa niente rispettarla. Qualcuno dice che l'indotto complessivo del sistema Italia intorno al Gran Premio sia di 150 milioni di euro all'anno, non tutti i monzesi si intende, però basti pensare alla ricezione, al sistema alberghiero. Noi sappiamo che oggi, 27 di agosto, sono prenotati da mesi alberghi nella provincia di Como, di Lecco, di Varese, oltre che Milano e Monza, ovviamente. Quindi certo è anche un evento importante dal punto di vista delle relazioni economiche.